La colpa è di Putin. Abbiamo sempre bisogno di incolpare qualcuno dei nostri danni o delle nostre sciagure, diceva Pirandello. Ma forse sarebbe più opportuno aggiungere che prima di decidere chi incolpare, chissà perché, dobbiamo scegliere chi ci dia una giustificazione per farlo. Sì, perché gli assenti non sono mai senza colpa ed i presenti non sono mai senza giustificazioni, si potrebbe obiettare. Ed in un mondo in cui tutto si sostiene con modalità da tifoseria da stadio, le masse mai si sforzano di esprimere un ragionamento logico. Preferiscono andare avanti per luoghi comuni e slogan scanditi a ripetizione dal politicante di turno. E si parla di guerra, perché non si è mai fatta la vera guerra. Si trattano argomenti delicati sul filo del bianchino al bar, perché mai veri argomenti delicati hanno invaso la nostra vita, altrimenti non ci scherzeremmo. Non parliamo direttamente dei nostri problemi, ma giudichiamo sulla base di notizie artefatte e comunque da un caldo salotto che temiamo possa diventare freddo per colpa di... Così, sciocchezza dopo sciocchezza, senza aver studiato alcunché, ma infarciti di notizie che solo pochi mesi prima erano scritte al contrario. Sappiamo tutto di ogni cosa e crediamo anche di poter dare lezioni di morale e nel mentre inciampiamo, senza vederli, nei fili che tira il nostro ben nascosto burattinaio. È colpa di Putin, è colpa di tutti quelli che in tutti questi anni non hanno detto niente, hanno lasciato fare. Per questo quieto vivere e per codardia. È colpa di tutti quelli che orientano il dito contro coloro i quali ritengono nel male, ma che se volessero trovare il vero colpevole non dovrebbero far altro che puntare quel dito verso loro stesse. Ma chiedendo scusa per la sottolineatura, è diventato imbarazzante accettare giudizi su questioni drammatiche, ma trattate come storielle per bambini che devono essere impegnati a pensare ad altro, tranne che ai veri problemi. Storie di paura che paralizzano le menti che altrimenti sarebbe impossibile controllare. Forse è meglio che ci fermiamo un poco a pensare al vero significato della vita, a cosa significhi dare se vuoi ricevere. Pensare al fatto che quando saremo l'ultimo uomo rimasto sulla Terra, il nostro destino sarà segnato e non avremo più nessuno a cui dare la colpa se non a noi stessi.